Allora, l'ARFID, vengono una serie di persone, di genitori, generalmente che hanno il bambino con l'ARFID, la bambina con l'ARFID. Generalmente questa è proprio la cosa che dicono, no? Mio figlio ha l'ARFID, abbiamo fatto una diagnosi e ci è stato detto questo, mio figlio ha l'ARFID. Cos'è l'ARFID? Per chi non lo sapesse, perché non è così scontato, l'ARFID è una sigla che sta per Avoidance Resistance Food Intake Disorder, cioè disturbo da ingestione resistente o evitante del cibo. E non è anoressia, rientra nei disturbi dell'alimentazione, non è anoressia perché la persona non ha paura di ingrassare, non ha una dispercezione del peso, semplicemente del corpo, scusate, semplicemente si vede, no, non si vede, semplicemente non riesce a mangiare determinati cibi. Pochissimi cibi a cui fa riferimento. Questo è un problema in particolare per i bambini, per i bambini adolescenti, perché sono ancora in una fase di sviluppo, in particolare i bambini hanno la possibilità di andare incontro a una restrizione tale per cui non riescono a avere l'apporto calorico, nutriente, nutritivo di cui hanno bisogno per poter crescere in maniera sana. Si possono dire tante cose sull'ARFID, però una cosa interessante è la riflessione che ne viene, cioè che cosa significa ARFID nel momento in cui ti viene la persona? Come il genitore, intendo, come ti ritrovi a lavorare con questo problema nel momento in cui non hai definito bene che cos'è questo problema. Andiamo a capire bene. Vengono dei genitori con un figlio che ha questa etichetta. L'etichetta la portano i genitori stessi. Hanno l'idea che ha un disturbo. E per fare questo, per affrontare questo tipo di disturbo, finiscono con il adottare tutta una serie di misure e contromisure. Ho visto genitori che hanno portato il figlio in delle cliniche dove lo hanno nutrito forzatamente. Ho visto genitori che hanno portato il figlio da uno psichiatra infantile e gli è stato consigliato un trattamento anche farmacologico per l'ansia. Ho visto genitori che hanno portato il figlio dallo psicologo, allo psicoterapeuta ed è stato avviato un percorso con il figlio legato all'ansia. Cosa comporta questo? Partiamo dal trattamento che faccio io invece di solito. Il trattamento lo potremmo identificare, etichettare con, ora sarò un po' brutale, a letto senza cena. È ovvio che non è a letto senza cena, anche se è un pelo meno ovvio il perché sia fatto in questo modo. E cosa significa? Il trattamento generalmente consiste nel indicare ai genitori dei modi diversi di comportarsi, soprattutto quando parliamo di un bambino. Questo perché generalmente fino a un'età tra gli 11, 12, 13 anni, i migliori terapeuti dei figli si rivelano essere i genitori stessi, per tante ragioni. Una delle ragioni è che il clima genitoriale, il sistema genitoriale, il sistema familiare è ancora talmente forte, talmente punto di riferimento per i bambini che cambiare poche regole interazionali all'interno della famiglia stessa fa sì che mazza che luce sparata che c'ho, siamo, okay, fa sì che cambino velocemente i comportamenti del figlio stesso. Questo perché? Perché è nella natura delle interazioni andare a creare dei partner comportamentali, interazionali e dei sistemi di significati che vengono creati e mantenuti da loro stessi. Cioè, cosa significa? Se io dico mamma non mi piace questo cibo e la risposta è ok, non ti preoccupare, te ne faccio un altro. C'è il rischio che questo poi si ripeta, si ripeta, si ripeta fino a farlo diventare qualcosa di stabile e a crearci dei significati sopra. Non è raro che il bambino dica ok, vedi, di fronte al gusto di un cibo che non mi piace, io posso rifiutare. Di fronte alla difficoltà di un cibo che non mi piace, io posso trovare delle soluzioni facili, cioè
semplicemente non mangiarlo e cambiare tipologia di cibo. Però è una soluzione disfunzionale, una soluzione disfunzionale perché in prima istanza non affronto una cosa che mi piace, non trovo un'alternativa più soft per arrivarci, per riuscire a non a farmela piacere, ma ad affrontare il gusto, ad ampliare la mia esperienza, no? La restringo anziché ampliarla, e dall'altro inizio, rischio di iniziare a costruirci e a metterci sopra dei significati che diventano per l'appunto rigidi e disfunzionali. Faccio un esempio: se io per una qualche ragione leggo, gli amici psicodinamici potrebbero dire, proietto la mia ansia su quel cibo, o comunque leggo la mia ansia e il cibo, e questo legame viene in qualche modo rinforzato dall'idea che il cibo effettivamente è spaventoso, quell'alimento è negativo, cattivo. Ecco che non ho una motivazione per andare avanti, anzi, una motivazione, uno, per restare rispetto a quell'alimento così, e due, per ampliare ulteriormente questa cosa ad altri cibi. Se vale per uno, può valere per l'altro. Se questa sensazione è sgradevole, non ho bisogno di affrontarla, no? La soluzione è che semplicemente cambio cibo, allora anche al cibo dopo potrei continuare a fare lo stesso. Ora, questo ragionamento è interessante perché è una possibile spiegazione di qualcosa che può avvenire, però a me in realtà non interessa tanto a questo livello, perché questo è un livello di spiegazione della causa o quantomeno del mantenimento del problema. Invece a me, oggi come oggi, quello che interessa più è l'esatto contrario, la spiegazione della soluzione, di ciò che funziona. E ciò che funziona si è visto appunto che cambiando dei pattern interazionali si riesce spesso a risolvere questo tipo di problema, a cambiare, proprio modificare il repertorio significativo di significazione e comportamentale del bambino, cioè in altre parole il bambino riesce a vedere in modo diverso il cibo e approcciare in modo diverso il cibo. Perché? Perché cambiano le interazioni con lui da parte dei genitori e con lui rispetto al mangiare da parte dei genitori. E come si fa questo? Con l'idea dell'alletto senza cena. Non ho mai detto a un genitore di dire al bambino vai a letto senza cena, ma di creargli dei piccoli ostacoli, dei piccoli boicottaggi, sì. Boicottaggi a cosa? A se stessi in realtà, anche se sembrano boicottaggi a figlio. Nel senso che è ovvio, potete immaginare, che questi genitori vengono con l'idea del mio figlio soffre, perché è così, perché è una sofferenza per il bambino, e quindi nessun genitore vuole far soffrire il figlio, e quindi la tendenza poi è quella di assecondare il desiderio del figlio perché è un modo che gli permette di evitare la sofferenza. Purtroppo questo funzionerebbe se il figlio fosse completamente autonomo, ma non essendolo, lui si appoggia a questa soluzione disfunzionale messa in atto dal genitore, e poi si crea quell'effetto domino per cui questo cibo no, allora anche questo, anche questo, anche questo. Questa sensazione mi fa paura, la evito, allora anche questo, anche questo, anche questo, anche questa. La soluzione quindi inizia a passare attraverso dei piccoli boicottaggi, dei boicottaggi in cui per esempio si dice il bambino si trova un cibo che non ha mai mangiato prima, o per iniziare leggermente diverso da quello che mangiava di solito, e forse se abbiamo solo questo da mangiare. In questo periodo sono veramente sbadato, ho altre cose per la testa, du il piatto, perché per esempio magari muoversi nel dirgli al cuore te li pulisco io, te lo tolgo su altro in vita, che presumibilmente manteneva in vita situazioni di risignificazione. Lo scopo alla fine è quello di trasmettere il messaggio agli, dipendono da situazione a situazione, dipendono da genitore a genitore, perché c'è il genitore più in grado di fare una cosa simile, il genitore che ha bisogno di essere di ciò che ci e mi interessava oggi discutere, perché da un lato abbiamo visto come un problema complesso e da più tanti, e che porta
ha tanti, immagina del figlio, viene in realtà curato, per necessità servono le virgolette, attraverso la tecnica della nonna, cioè vai a letto senza cena. Ripeto, non dice a tuo figlio vai a letto senza cena, però lo metti gradualmente in una condizione in cui o mangia quello che c'è oppure rischia di saltare la cena. E velocemente, soprattutto vedendo che non ci sono problemi, vedendo i genitori, vedendo che non è un problema per loro, il figlio stesso incamera questo significato, potremmo pensare, e finisce per accettare pian piano il cibo. Quindi la soluzione è relativamente semplice per un problema che è importante. Perché volevo soffermarmi su questo? Non tanto per il trattamento in sé, che è alla base di tanti trattamenti simili in ambito familiare, soprattutto quando ci sono bambini piccoli, e su cui mi dovrei dilungare molto di più perché ci sono aspetti relazionali e comunicativi importanti, ma sulla questione di ciò che si va a creare attorno, no? Come la mettiamo col fatto che c'è un problema studiato, portato avanti in letteratura, con tanti studi che lo convalidano, che gli danno l'etichetta di disturbo, perché se tu hai l'arfide è un disturbo, che viene però trattato con, e qui capite perché ho usato questa espressione, il metodo della nonna, il metodo del bel letto senza cena. Quale professionista della salute mentale, non quale professionista, quale manuale della salute mentale potrebbe mai accettare come metodo il al letto senza cena? Quello è un metodo popolare, sbagliato o comunque non tecnico, non professionale. Com'è possibile che possa essere adeguato per trattare un disturbo, una psicopatologia, una malattia mentale? È interessante, no? La co-costruzione che facciamo a livello sociale di un problema, come lo rendiamo noi tale, come io dico sempre, sono stato fortunato a essere nato negli anni 80 perché mi hanno solo detto che ero un bambino vivace, poi la quantità di note che prendevo, note in condotta, era incredibile, però mi sono per fortuna beccato soltanto l'etichetta di bambino vivace, in realtà anche un'altra etichetta, però magari lo vediamo dopo. Invece, se fossi nato negli anni 2000, mi avrebbero diagnosticato la DHD, mi avrebbero condannato alla DHD. È vero anche il contrario, nel senso che tante problematiche nel momento in cui anni fa le vedevamo come follia, pazzia o peggio, oggi invece vengono, non so se dire normalizzate, però gli viene data una spiegazione diversa, gli viene dato un valore diverso, anche nel bene. Visto che ero vivace, sarebbe interessante, anziché dire facevo fatica a seguire a scuola, sarebbe interessante dire le maestre facevano fatica a trovare per me un modello di insegnamento adeguato. Arrivarono anche a dire, probabilmente ai miei genitori, probabilmente il vostro figlio ha un ritardo mentale. Per fortuna la risposta della neurologa dopo la visita fu: mi sa che il ritardo mentale ce l'hanno le maestre. In realtà la colpa non era di nessuno, potremmo dire che era colpa dei tempi. Oggi non esisterebbe più una classificazione simile, talmente invalidante, no? Per fortuna ho avuto dei genitori che hanno potuto prendere in maniera adeguata, anche grazie probabilmente alla loro cultura, questa cosa, però la preoccupazione per loro era palese e non la squalificarono, mi portarono comunque a fare una visita per essere sicuri che oggi probabilmente una cosa simile non esisterebbe più, però può esistere il contrario, può esistere che la vivacità venga diagnosticata come ADHD e succede, succede. Scambiamo, non è che scambiamo, mettiamo delle etichette addosso a dei comportamenti, delle osservazioni con troppa facilità, dimenticandoci che le etichette dovrebbero servirci per
delle etichette, in questo caso diagnostiche, dovrebbero servirci per darci un'indicazione sul trattamento, però purtroppo non succede solo questo, perché se un conto se io dico mio figlio mangia solo determinati cibi, immaginate questo, immaginate che venga da voi un genitore e vi dica mio figlio mangia soltanto determinati cibi, non so cosa fare, e invece viene da voi un genitore che vi dice mio figlio ha l'ARFID. Immaginate che venga da voi un genitore che vi dica mio figlio è vivacissimo, è scalmanato, è sempre irrequieto, invece voi un genitore che vi dice mio figlio ha l'ADHD. Immaginate l'effetto che ha su di voi, che dovete quantomeno cercare di decostruire la diagnosi, almeno al di là dell'approccio epistemologico e teorico che avete, quantomeno per riuscire a fare un passo indietro e dire aspetta, semmai quell'etichetta la do io, non tu, anche se te l'hanno data altri professionisti. Tu ora sei da me, il trattamento lo devo fare io, quindi fammi capire a me. Ma pensate all'impatto che ha anche sui genitori stessi, perché nessun genitore prova una grande o intensa o seria preoccupazione o uno stato di ansia di fronte a ansia intensa di fronte a un figlio vivace, un figlio irrequieto, un figlio che, ecco, c'è cioè, lì un po' di più sicuramente mangia soltanto alcuni cibi, ma tutti i genitori sarebbero preoccupati di fronte a un figlio con una determinata etichetta diagnostica. Vedete come la diagnosi finisce per creare la realtà, la diagnosi finisce per creare il problema stesso. E tutto ciò che c'è attorno al problema non è che la diagnosi ha creato la restrittività alimentare, però la può convalidare. Però può convalidare cosa? Una serie di comportamenti nel bambino, nei genitori. Abbiamo appena visto che sono i comportamenti dei genitori ad avere un ruolo importante nel mantenimento e nella soluzione del problema. Nel momento in cui viene data un'etichetta diagnostica, che magari posiziona peraltro il problema nel bambino, sai, c'ha l'ARFID, c'ha l'ADHD, c'ha il ritardo mentale, il genitore da un lato potrebbe dire oh, io non posso farci niente, c'ha un problema, è come se avesse l'influenza o un cancro o il diabete, non è che cambiare qualcosa nei miei comportamenti possa fare un granché illusoriamente, perché in realtà sappiamo che anche in caso di diabete e influenza cambiare dei comportamenti di chi c'è attorno può sicuramente avere un impatto positivo. Ma se invece è mio figlio, la situazione viene identificata, rietichettata come mio figlio è vivace, mio figlio è irrequieto, mio figlio ha preso l'abitudine a concentrarsi solo su certi cibi e schifare gli altri, ecco che cambia anche la percezione di se stessi, la percezione del proprio figlio e la percezione del figlio stesso, perché poi questi sono linguaggi a oggi ancora di più che iniziano a essere trasmessi all'interno della famiglia, sai, hai l'ADHD, sai, hai l'ARFID. E c'era, mi viene in mente, Paul Watzlawick che diceva che il bugiardino è una delle più grandi condanne che abbiamo dato all'essere umano, perché con la storia della devi essere informato, hai diritto di sapere, le persone hanno diritto di sapere, gli diamo in mano delle informazioni che non sono in grado di gestire. Nel nome della rosa, Umberto Eco diceva saggiamente che la cultura non è per tutti, ho messo in termini più appropriati, poi non ricordo la citazione precisa, non puoi dare a tutti lo stesso livello di cultura. Per far capire bene di che cosa stiamo parlando e per evitare insulse, accuse di non inclusività, insulse perché non ragionate. È come se, prendendo un altro esempio, quello di Harari, che non è un autore che io apprezzo molto, ma ha fatto questo esempio che invece mi piace molto in Homo Deus. Se io adesso prendessi, bevessi un tè bianco da 500 euro al chilo, per me sarebbe come acqua fresca, non lo saprei gustare. Perché? Perché non ho avuto un graduale insegnamento. Io sono abituato magari a il tè da supermercato economico, da sottomarca, passo al tè ultra raffinato che cresce tanto in certe regioni della Cina, fatto a me a particolare colto nato nell'unica piena, non saprei capire la differenza, non ho un'educazione. E invece arrivarci pian piano, arrivare
avere qualcuno che ti spiega, ti fa capire, o arrivare tu a informarti, studiare, ma veramente per bene, arrivare a capire, ti permette poi di apprezzare tutta una serie di sfumature. Questo chi beve vino lo sa benissimo, chi ha fatto un corso da degustazione di vino, sa benissimo la differenza tra il prima e il dopo corso. Perché il corso ti permette proprio di degustare, imparare a cosa c'entra tutto questo con il discorso della cultura. L'abbiamo sperimentato tutti, è disfunzionale leggersi un bugiardino, perché leggi il bugiardino degli antidepressivi, leggi il rischio suicidio, dici già come rischio suicidio, ma questo dovrebbe essere l'antidepressivo, dovrebbe sollevare il tono dell'umore, dovrebbe proprio aiutarmi a evitare di avere certi pensieri o di avere un certo rischio, invece c'è il rischio di, certo, perché l'antidepressivo risolleva il tono dell'umore e in alcune persone che sì, potremmo dire erano troppo depresse per agire l'ideazione suicidaria, avevano un rallentamento psicomotorio tale per cui l'ideazione suicidaria rimaneva tale, poi c'è il rischio, anche se in una piccolissima percentuale, ma c'è il rischio che quel tono dell'umore è abbastanza alto da fargli agire quella cosa che prima non si sentivano in grado di fare. Cioè, ero troppo stanco per potermi ammazzare, ora non sono più così stanco, mi ammazzo. E però se non la sai questa cosa, se non l'hai capita, se non hai capito tutte le implicazioni che ci sono dietro, ovvio che è un'informazione che ti spaventa. Hai una depressione lieve, moderata, comunque senza un'ideazione suicidale, non hai mai pensato ad ammazzarti, dici, oddio, ma questa pillola mi farà ammazzare, lo dice il foglietto, lo dice il bugiardino. Idem quindi quando ci troviamo nel parlare di ARFID o di qualunque altra etichetta diagnostica. Mio figlio ha l'ARFID, come mi devo comportare? Io, figlio, mi hanno detto che ho questa etichetta, come mi devo comportare? Mi hanno detto che ho un disturbo dell'attenzione. Nel momento in cui non riesco a mantenere l'attenzione su qualcosa, vedi, io non ho disturbo dell'attenzione. Io ho fatto un grande apprendimento quando feci un corso di teatro. Mi ricordo a un certo punto dovevamo imparare a memoria il quinto, sesto canto dell'Inferno, con Paolo Francesco, mi ricordo se è il quinto o il sesto. Dovevamo impararlo a memoria e dissi al mio maestro: Ok, e qual è il trucco? E lui mi guardò e disse: Quale trucco? Sì, cioè, come fate voi attori a imparare? Lui era un attore, a imparare a memoria i testi. Lui mi guardò sorridendo, dicendo: Ripetendoli. E io, vabbè, sì, ho capito, qua ci arrivo anch'io, ma siete attori, no? Quindi è il vostro. Oh, ci sarà un trucco per ripetere? E lui mi diceva: Flavio, non ha capito. Devi ripetere e basta. Leggi e ripeti, leggi e ripeti, leggi e ripeti. Esattamente come facevi con le poesie in prima elementare. E è interessante questa cosa, no? Perché nel momento in cui noi pensiamo che sono in un certo modo, sono fatto in un certo modo, ho un certo tipo di problematica, ho un certo tipo di disturbo, l'ADHD, mettono un'etichetta, io penso che funzioni in un certo modo. Nel momento in cui penso che mi viene detto che soffro di un problema di disattenzione, penso che nel momento in cui sono disattento è per via del mio disturbo, perché l'ho ricollegata al teatro. Tante persone nella vita comune ci dicono: No, ma io non mi ricordo le cose a memoria, proprio io guardo, io la memoria zero, non mi imparo nessuna canzone, proprio zero. E in realtà non è così, non è così, perché la memoria funziona ovviamente con le varianze individuali, ma tutti quanti nel momento in cui ci mettiamo a ripetere, ripetere, riusciamo a fare nostra un testo anche, saperlo ripetere a memoria. Ci stupiamo quando Benigni andava in giro a ripetere la Divina Commedia, si era sentito di alcune persone che non erano Roberto Benigni, erano spesso si dice anche contadini, non persone che hanno fatto degli studi particolari, contadini, agricoltori, allevatori in certe zone d'Italia, che sapevano a memoria la Divina Commedia, o ancora meglio, sapevano a memoria la Bibbia, certi passi della Bibbia. Perché? Perché avevano in casa quell'unico libro e lo sapevano, cioè era l'unica cosa che leggevano e che sentivano di continuo, e quindi la memoria funziona così. Io imparai il quinto canto, ora non me lo ricordo assolutamente più, neanche come inizia, però lo imparai a memoria, perché a un certo punto dissi: Incredibile, è così facile. Non era facile per nulla,
Però effettivamente ripetendo, mi entrò in testa, nel mezzo del cammino di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Ah, quanto a dire cos'era e cosa dura quella selva selvaggia ed aspra e forte, che nel pensiero mi rinnova la paura. Ma per narrare delle cose che vi ho scorte, e poi non me la ricordo più, questo era il primo canto, che era un altro canto che ci aveva fatto imparare a memoria. Ma imparato durante la scuola, perché ovviamente non avevo nessun interesse a farlo, durante il corso di teatro, sì. E allora vediamo come significhiamo in modo diverso le cose. Non mi ricordo qualcosa, sono solo disattento, non mi ricordo qualcosa, non mi interessava, non mi ricordo qualcosa. Sì, era praticamente difficile, dovrei starci di più. È diverso da ho la ADHD, non mi ricordo qualcosa, è ho la ADHD. Non mi impegno nemmeno a ricordarmelo. Certi bambini con l'ARFID dicono ai genitori: ma tanto io non sono come gli altri, non riuscirò mai a essere come gli altri, vero mamma? Io non riuscirò a guarire, io ho un problema. Gli altri, se non mangiano un panino, è perché gli fa schifo, io perché ho un problema. Quanti di noi hanno mangiato qualcosa di piccante all'inizio? Penso che a nessuno sia piaciuto, però poi mangiandolo e rimangiandolo arriviamo addirittura a dire a me piace il piccante, cioè una cosa che fisicamente ti provoca dolore, no? O il fegato, quanti dicono ah, ma inizio col fegato, assolutamente no, invece adesso ha quel gusto forte, denso, mi piace, no? E invece magari nel momento in cui sono un bambino, provo una cosa e ha il gusto forte, un gusto difficile, dico no, ma questo non lo posso mangiare perché ho l'ARFID. Guarda come creiamo delle realtà, no? E le reifichiamo, facciamo diventare un'etichetta qualcosa di reale. Non parlare di questo, c'è un punto su questo, c'è una soluzione su questo. Da psicologi io direi la soluzione non è una, ma una possibilità è quella di evitare di reificare noi stessi le etichette, innanzitutto per noi e poi anche per i nostri clienti, che vengono e dicono: ma io ho questa etichetta. Una cosa che io spesso dico è: le etichette lasciale a me, perché servono a me per parlare più velocemente con i miei colleghi. Con te io ho bisogno di capire in effetti che cosa succede, come funziona quello che succede e come trovare poi una soluzione. Datemi i vostri commenti, spero che sia stato interessante un pochino l'argomento. A me interessa molto sempre cercare di comprendere le implicazioni di quello che andiamo noi a creare. Aspetto qualche vostro commento e ci vediamo alla prossima.